Buonasera a tutti, ciao a tutti. Provo a portarvi questa sera in live fuori da l'evento di Swatch. Cerco di farvelo un po' vedere, c'è un sacco di gente, sono qua in Piazza Affari e niente, insomma, fatemi sapere se si sente, questo è fondamentale e cerco di farvi vedere quattro cose, quattro persone che sono qua. L'orologio è confermato esattamente come ha detto fratello Watches poco fa, o meglio pomeriggio, è esattamente come il lancio di fratello. Sono da solo, non c'è Bruno al momento, sono contento, sentiate benone, sono venuto qua, ho provato a farvi vedere qualcosa. Questa è la situazione al momento. Questa è la situazione, questa è la mitica macchina di Moonswatch. Questo è l'evento che è in galleria, non meravigli. Questo è tutto il team e questa è finalmente la mitica coda, la coda che tutti aspettavamo. E insomma, è uscito il primo ragazzo con un orologio. Andiamo a vedere se ce lo fa, se ce lo fa vedere. Posso farti un paio di domande? Hai voglia? No, grazie. Niente, non ce lo fa vedere, ragazzi, purtroppo è andata così. Vabbè, vediamo se ne troviamo un altro che ci dà questa soddisfazione. Purtroppo non sono abituato a fare questo genere di contenuti. È molto buffo, ma insomma, mi sembrava simpatico e giusto venire a seguire un evento di questo tipo. Il ragazzo aveva addirittura uno sgabello, per cui mi sa che si è messo in coda tanto tempo fa. C'è un sacco di gente e niente, insomma, alla fine, ma più che timido, magari non ha piacere di farsi vedere. Io questo poi non lo so, ci sono un po' di ragazzi anche della mia community in casa che sono qua fuori venuti a vedere un attimo cosa succede. L'orologio alla fine è simpatico, devo dire che mi aspettavo molto altro, nel senso che mi aspettavo più che la lancetta, mi aspettavo tutto il quadrante con una serie di caratteristiche. Ad esempio, mi aspettavo la foglia d'oro su tutto il quadrante, ma detto questo, ho al polso il Moon, Mission to the Moon su cinturino, mi piace un casino, quindi poco posso dire, l'orologio è bello. Ora cercherò di beccare qualcuno, forse se riesco, che intervisto abbastanza persone, ma per ora sta andando molto male, esce anche su YouTube. So che non c'è un evento reale, è proprio solo un momento per andare a prendere l'orologio. Mi aspettavo un evento invece come quelli che si fanno di solito in Piazza Affari per i ragazzi di Milano che li conoscono, quindi una cosa con la musica, una cosa con il bar e tutto, che secondo me avrebbe proprio celebrato l'orologeria al posto solo di essere legato alla vendita. Sono, ammetto, un po' deluso dalla cosa, poi l'orologio resta bello, aggiungere un dettaglio in oro è estremamente piacevole, sono un po', ripeto, deluso dalla cosa, ma infatti pensavo avrei trovato 4-5 volte le persone che poi ho trovato veramente. Intanto, se volete, mandatemi qualche domanda, che mentre aspettiamo la prossima persona qua vi tengo occupati rispondendo come sempre alle vostre domande. E vedo altre persone uscire, ora capiremo se e come ci delizieranno con i loro contenuti e con i loro, con le loro esperienze. Mi sa che sono più i fotografi della giornata rispetto che altro. Prezzo ho sentito 2,75, 15 euro in più, 15 euro in più, 15 euro in più rispetto al listino degli altri. L'orologio è il nuovo Swatch per Omega, Moonswatch con oro Moonshine, che è oro giallo in lega fatta da Omega. L'hanno annunciato pochissimo tempo fa, in uscita oggi, è in uscita in sole 4 città del mondo, sono 4 città tramite le quali verrà lanciato il prodotto e tramite le quali verrà poi consegnato al cliente finale. Viene prodotto solo e soltanto in giorni di luna piena e venduto solo e soltanto in giorni di luna piena, oltretutto con una certificazione che attesta questo, quindi con qualcosa proprio
che è legato all'orologio e che gli dà questa sorta di valore aggiunto. Non è ancora uscito nessun altro. Io spero, visto che ho visto fotografi e persone, che in buona sostanza ci sia un qualche tipo di attestato, di insomma, vogliamo vedere la fila. Va bene, faccio vedere la fila. Spero non mi lincino, vi faccio vedere la fila. Vediamo se intervistiamo anche qualcuno. Allora, questa è la fila, questa è la parte di transenne dove viene appunto gestito l'afflusso. Questo è un po' il casino, giustamente, che c'è. E questo è, se volete salutare. Se volete. Bravo, bravo! Vuoi sfidarmi su Fortnite? Cioè, no, su Insta. Volete rispondere a un paio di domande? In casa? No, come no? Dimmi. So fare? 90 Su sì, su Fortnite? Non ho idea. I am casa. I am casa sono. Ma non faccio lo streamer, raga. Mi occupo di orologi. Cioè, streamo di orologi. Una live su proprio questo evento di lancio del Moonwatch. Sì. Da quanto tempo siete qua? Boh, dalle 4. Sono io, dalle 4. Piacere mio. Piacere, E vi Mattia. piace o lo volete resellare? Vi piace o lo volete resellare? Resellare, per forza. Chiaro, chiaro, chiaro. Ci sta, ci sta, ci Non sta. lo so, bisogna vedere se è tanto bello, poi magari si Ma fa tiene. cagare, è solo un orologio di plastica. Ripetimi, scusa. Se magari è tanto bello, poi si tiene. Magari, non lo so. Magari, magari, Ma bisogna magari. vedere se si Chi è che ha resella. scritto Dagli Roma? Siete? Diccelo a tutti. Dagli Roma. Grande. No, in realtà è il mio primo stream, solo che ero curioso di capire un attimo cosa. Oddio, Orologi di plastica. avvocato! Però so, hanno una storia! No. Ma ne hai già comprato e resellato uno? Minchia. Quanti, quanti, quanti? Boh, 30. E con quei soldi cosa hai fatto? Boh, cioè, ci sono andata figa. Beh, non gli si può dire niente, oddio, non gli si può dire niente. Vabbè, insomma, grazie, buona fila, grazie mille. Vabbè, ragazzi, questo è un attimo quello che qua c'è una transenna di mezzo. Questo è quello che mi hanno detto fino adesso. Io chiaramente mi dissocio. Grandi, da quanto tempo siete qua, se posso? Un'oretta, 15 giorni un'oretta e sono mezza. 15 giorni, mamma mia! E lo volete tenere o lo volete vendere? Qua si vende tutto, tutto. Quanti ne avete già comprati e venduti? Lasciamo stare, va. Cosa avete fatto con quei soldi? Sono andato a puttane. Dai, su, quanta volgarità, ragazzi, si scherza, si Non sto spendendo scherza. niente. Bravo, bravo, bravo. Grandi, buona coda. E vabbè, ragazzi, come si è detto, per ora questa è la situa. Questa è la situa. Mi stanno guardando anche Maluccio e ora vediamo un po'. Dai, datemi qualche feedback. Ora, le priorità le hai in ordine? Penso sia la live più volgare fatta su IM Casa da quando esiste IM Casa, e di questo mi scuso e mi dispiaccio. Il contenuto in prima linea, vuoi non vuoi, ha questo di bello o di brutto. Mi sembra chiaro che la priorità di tante delle persone in coda sia resellare. Mi sembra chiaro l'uso che fanno dei soldi. E insomma, secondo me, tra quanto finiranno i prodotti? Nel senso, smetteranno così quando finiranno poi il prodotto fisico che hanno portato da smerciare, quindi non lo so, io mi aspetto un paio d'ore. Ora sto cercando di capire se mi linciano con la macchina oppure no. La coda l'abbiamo vista e anch'io mi aspettavo molte persone in più, mi aspettavo piazza affari piena. Cambiare solo una lancetta non ha senso, almeno completare il quadrante. Sei d'accordo? Sì, l'ho detto prima inizio live. Vendono asimmetrici, no, Tonez, li vendi tu gli asimmetrici, purtroppo gli altri no. Sicuramente non ci sarà per tutti, sono d'accordo. Non ho capito cosa è sicuramente il nuovo Swatch. Neanch'io, gentiluomini, ammetto sì che il responso generale è stato abbastanza costante. Mi sono fatto tre nuovi follower, questo è simpatico. Poi non è che siano tre nuovi follower, magari che seguiranno anche il resto degli orologi non resellabili, però è importante così. E ragazzi, che vi devo dire? Io.
Check sui permessi. No, mi dissocio pienamente da questo commento. Where a Milano per il lancio di Swatch. Sono ragazzini, sono d'accordo. Ragazzi, io cerco semplicemente di portarvi un contenuto diverso dal solito e... insomma, che porti... che faccia pensare, ecco. Poi vedo che anche voi vi scatenate con lo stesso francese. Loro. Meno pezzi in produzione, oddio, vengono prodotti solo in una piena, solo così, solo cos'ha. Quindi, e venduti solo in notti di luna piena o giorni di luna piena. Quindi sicuramente sono meno pezzi del solito, scusate, sono un po' pieno con le mani e... che dire, questo è quanto. La fila per ora sembra non arrestarsi, anzi c'è un po' di resto, un po' di calca. Al momento infatti c'è qualcuno così. Dai ragazzi, non vi scatenate anche voi. Ma io sono già davanti infatti, però io non conto di comprarlo questa sera. Chiaramente abbiamo un altro dei ragazzi che è entrato per comprarlo, se ne sta andando. Purtroppo non lo inseguirò per non dare fastidio, gli altri stanno entrando, quindi apprezziamo casa, vi ringrazio. Formato ma per quale novità sono lì? Sono lì per il nuovo Moonswatch che è uscito ieri sera alle 12, già tre persone, assurdo, probabilmente sono quelle entrate adesso. Un altro ragazzo sta entrando, vediamo, è pronto, c'è. Stavo pensando come fosse la situazione, eccolo qua. Dai ragazzi, io provo a portarvi quanto più posso. Tu lo vorresti comprare? No, ne ho già uno e sono molto, molto contento con il mio, quindi... anzi, ripeto, ce l'ho al polso. Sempre lui, quindi non ho bisogno di altro. Avrei bisogno del Neptune, ma non è il caso di portarlo. Non è il caso di portarlo. Grazie a voi per seguirla, grazie mille. La metterò anche su YouTube, ovviamente. Orologio venduto, bisogna starci vestiti da lupo per comprarlo. Sono molto d'accordo su questo. Sarebbe stata una bella gag legarci questo tema. No, vi prego, mi dissocio da tutti i commenti che state facendo. Oh, aiuto. Abbiamo veramente scoperchiato il vaso di Pandora. Sarei più che altro curioso adesso di sentire qualcuno che mi faccia dei commenti a caldo sulla cosa. Vediamo se riesco a braccare qualcuno di questi ragazzi. Sono delle ragazze che stanno cercando di entrare. Mi fa spaccare questa cosa perché non erano in coda minimamente. Oddio, raga, ve la devo far vedere. Questi ragazzi qua fuori non erano niente in coda, sono passati e si sono messi in coda. E probabilmente sono riusciti a saltare tutto, 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 tutto. Quindi ora vedo quanto mi diverto. Ragazzi, infatti c'è un bel sorriso convinto. Sono contente, ma ci hanno provato. Ragazzi, posso farvi un paio di domande? Come vi chiamate? Giuseppe, ma fai parlare Emilia, loro. Ma non sono esperta in tema. Sei appassionata? No. No. Come mai eri qua? Perché lavoro qua dietro. Ok, quindi è andata così. Cosa ne pensi di questa coda, di questa cosa? Lo sapevi da prima o l'hai scoperto oggi? L'ho scoperto stamattina alle 9 quando sono venuta a lavorare. Quanta gente c'era già fuori? A metà di quella coda lì, dalle 9 di stamattina. Non è poco, comunque. E ne volevi uno? Ma no, c'è una mia amica cara che vuole fare il regalo al fidanzato, quindi ho detto vabbè dai, ci provo, però... Dai, ti ringrazio, sei su IAM casa se vuoi poi. Grazie, alla prossima, buona serata. Quindi niente, è stato un po' random e ci hanno provato ma non ci sono poi riuscita. Hanno anche la custodia da viaggio, non mi pare proprio, danno solo questa custodia che è realmente la custodia del Moonswatch, però abbellita un attimo con altri colori. Lo vogliamo con il Pagani? No ragazzi, non cominciamo con il Pagani che già oggi abbiamo toccato dei livelli pazzeschi. Zurigo c'è una fila lunghissima e l'evento è comunque uguale. Come siamo presi? Il ragazzo appena entrato mi ha la mano, aspetta che esce. Sono d'accordo, linea casalegna da bordo campo sarebbe tanta roba, grazie per tutti i commenti. Questo era un contenuto da Twitch effettivamente, era un contenuto da stream, vero? Era un contenuto da stream. Se volete partecipare, raga, venite, tanto siamo sempre qua. Siete sicuri? No, è una direttona, dai. Ciao ragazzi, come state? Alberto, amico di vecchia data. Non lo prendiamo, è vero? Purtroppo mi sa che no. Tu eri passato per prenderlo, no? Eri passato per dar no. Ma va.
alle 7 sicuramente non è, cioè non è incluso l'orologio sicuramente, dai. Temo anch'io, mi spiace che non c'è un mega schermo, non c'è una roba, cioè nulla, ragazzi. Speravo proprio una roba grossa, no? Molto boring in effetti. Uè. Ciao Cla. Sì, purtroppo sì, purtroppo non sì, alla fine sì, farcela, vero? Ma... poteva essere. Nulla. Poteva c'è essere. Volta. E vabbè, ci poteva stare. Facciamo in tempo a farlo un drinkino comunque. Scusami, posso vederlo per caso? Voglia? Scappato anche lui. Ha detto thanks? Almeno è stato gentile, dai. Ragazzi, quello che pensa Bruno, infatti volevo fare una live con il buon Bruno, ma non c'è modo al momento, o meglio, sono qua fuori, quindi non c'è gran modo. E aspetto giusto di portarvi qualcuno che possa farcelo vedere live, anche se escludo abbastanza che arrivi e basta. Per il resto, bello, anche a te, grazie. Per il resto, niente. Tutti quelli live sono in fila in questo momento, me lo chiedo anch'io. Ragazzi, siete in fila, scrivete sono in fila, per favore, così vediamo un po' di interazioni. E ora chiedo a questo ragazzo se voglia di farmelo vedere. Scusami, posso vederlo? Hai voglia? No, non lo posso aprire. Non lo puoi aprire? No. Come mai? È un regalo. Ah, ma non c'è bisogno di aprirlo proprio, basta solo sfilare la scatola. Nada? Va bene, grazie a te. Niente, purtroppo abbiamo fallito un altro colpo, ragazzi. Stasera temo che con tutto questo resell, questo era un regalo, non lo voglio aprire, non lo voglio toccare, non lo voglio fare, quindi io che cosa vi devo raccontare, ragazzi miei? Posso dirvi niente. Il ragazzo sembrava la mano, ma invece no. Sì. Però è così, prego, prego. Poi è tutto strano per tutti vedere che sei in live e quindi mi guardano un po' male. La gente è disposta a pagare prezzi folli quando state la limited edition. Ma perché alla fine la gente non vuole cultura, vuole buona sostanza, semplicemente fare dei soldi. Devi dirlo in modo più rassicurante. Allora, ho un'idea, dimmi quale. Devi dirlo in modo più rassicurante. Ok, ma ragazzi, quale? Ti ho detto, posso vederlo? Non mi sento poi proprio. Facci vedere la fila, ragazzi. Ma la fila ve l'ho già fatta vedere prima. Ora facciamo un aggiornamento della fila. Ma la fila l'abbiamo già vista prima. Ci sono un po' di urla adesso, un po' di cose. La fila arriva più o meno fino all'ingresso di Piazza Affari, dal numero 1 della via, che è Via Negri. E è così, è così. Nel frattempo mi sono preso un certina, bravo. Claudio Caccia, parliamo di Moonswatch. Adesso vedo se riesco. Vedete, anche lui ce l'ha, ma lui sta nella direzione opposta alla mia. Proverò a arpionarne un altro che magari passa per di qua. Ora vediamo, perché lo stesso vedo che c'è fuori un tipo. Probabilmente lo stanno anche già trafficando proprio al momento. Lui lo sta vedendo, adesso gli chiedo se posso vederlo anche io. Scusami, posso vederlo anch'io? Non ti preoccupare. E niente, purtroppo niente. Purtroppo nulla, tutto resellato qua fuori, mi sa. Prezzo a 2,75, ma non sembra esserci modo di vederlo, non sembra proprio. Scusatemi, riuscite a farmelo vedere per caso? Avete voglia? Che vorrei giusto fargli un breve video al volo, in disparte, dove volete, non c'è problema. Vai, non ti inquadro, non faccio vedere la faccia, sono... Va bene, grazie mille. Ecco finalmente uno spacchettamento in live, grazie. Bello, ti ringrazio. Bella lancetta dorata. Grazie mille, lancetta dorata, bella, garanzia bella. Sì, esatto, è molto simile. Cosa ne pensi? È un bel orologio, è stato parecchio. Riprendilo. È stato parecchio faticoso. Non ti puoi far riprendere? Quanto tempo? Siamo partiti alle 10 da Roma. Porca miseria. Alle 10 di sera siamo arrivati alle 5 e un quarto. Non lo tieni, vero? Non lo so, vedremo. Ci può stare. Vedremo. Ti ringrazio, grazie per avermelo fatto soprattutto vedere, grazie mille.
Ora vi rifaccio vedere un attimo la coda. Direi che la nostra missione l'abbiamo compiuta. Qua Retail costa 2,75, 15 euro in più del classico. E per ora niente, le persone ce l'abbiamo qua e siamo un po' tutti qua a fare video, a fare cose. E niente ragazzi, io direi che il mio l'ho fatto, la missione l'ho compiuta, il primo video sul campo sono riuscito a portarvelo, sono riuscito a farvi vedere finalmente un po', toccare con mano finalmente un po' il tutto. Abbiamo coperto questo lancio di Demon's Watch, siamo riusciti a vederne uno dal vivo. Cercherò di scaricare dalla live il contenuto vero e proprio per potervelo postare. E che dirvi ragazzi, in tutto questo io vi ringrazio per essere stati con me, ci vedremo in live tra poco, io mi godo un attimo la serata e torno a casa e mi sa che vado in palestra. Grazie come sempre di essere stati con me, viva l'orologeria, viva tenersi gli orologi e dai è tutta, buona serata a tutti, a presto, suoi in casa.